poverino. E qua, è qua. Cucù. Apri. No, no. Apri, apri, di culo, di culo. No, no, no. Sposta la testa di là. Fermé, it's muy dangerous. Yeah. Okay. Okay. You want to go? No, yeah, I'm all aussi. If you want to go just here, it's okay. No, but if it's good for us here. No, it's very dangerous. If you want, go just here. Other? Yeah, yeah, yeah. Where is that? They open. We have a neighbor. It's, yeah. It's very dangerous. You can go just here. Okay. Yeah. Okay. Now? Yeah. No. 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 Go. 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 Okay. I close for you. Yeah, yeah. Hop, 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 hop. No, chef, mon chef. On est là pour s'amuser, mais on va rappeler que les enfants, les petits, les petites sont interdits. S'il vous plaît, c'est dangereux, hein, c'est pas que le jeu. Momento di riposo. Relax. Dopo aver visto i tori. La corsa dei tori. Allora, diciamo, folcloristica, pittoresca, però sempre violenza nei confronti degli animali. Ora non voglio fare l'animalista convinto, però vedere un toro che corre spaventato in mezzo alla gente, cadendo anche dalla polvere, cioè aveva anche una perdita di ematica dal naso. Non è stata una scena bellissima, però nella sua parte storica e folcloristica aveva il suo perché, anche perché in realtà non è che gli facessero del male.
No, certo, mi facevano, ma non era una corrida. Però comunque c'era questa povera bestia che correva in mezzo a tutti. Dico una cosa non molto, non è political correct. Ma se avesse preso qualcuno per le corna, avesse fatto volare dei recinti, sarebbe stato ancora più divertente. Qua metterò un beep. Il posto è fantastico, poi lo vedrete con calma stasera quando ci sarà il sole che cala. È meraviglioso. La piscina che non è molto grande, ma è perfetta, è tutta per noi. Sì. Il padrone di casa, Romain, è un ragazzo gentilissimo, squisito. Romain, sì. Adesso il non so usare il termine giusto, la pronuncia giusta, però veramente gentilissimo. Ci ha accompagnato fino al parcheggio, si è reso disponibile in tutto. La casetta piccolina, ripeto, la vedrete, però un nido. Lo spazio fuori è amazing. Domani, allora, il programma di marcia del capo qua sarebbe di andare al mare. Al mare. Avere una spiaggia selvaggia. Una spiaggia selvaggia. Poi vedere le saline. Le saline. E nel paese tipico Agua Morte. Agua Morte, quindi un nome, una garanzia. Però io non so se domani mattina avrò un dolore alla spalla, alla cervicale, e magari sarò impedito di fare altre cose che stare qua in piscina. Non lo sappiamo, comunque. Comunque tutto molto bello, figo. Molto figo. Ci vediamo dopo. Yapano, iswane busa. Ragazzi, ma avete visto che posto? Guardate. Un incanto. Un incanto, guardate. Tutta la piscina solo per noi. Tutto illuminato. Abbiamo avuto un incontro face to face con cavalli e tori incazzati. E adesso ci riposiamo facendo un bagno di sera. Un bagno, wow. Tanta roba. Tanta roba. Con questa temperatura è perfetto. Guarda, girati, guarda che meraviglia anche la hamaca, si vede. Ecco la hamaca. La hamaca. Questa, che ancora non è stata battezzata, no, da Lori, ma prestissimo, magari anche stasera. Comunque guardate che meraviglia. Tutto nostro. E con questo noi vi salutiamo e vi auguriamo buona serata. Ciao!